si deve provvedere alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, si deve provvedere negli stessi a individuare i poli turistici locali e quindi essere pronti nella gestione. Sono stati individuati una serie di soggetti che, se noi possiamo velocemente così, possono direttamente vedere, dato una lettura diretta, perché questa è la prima parte prima di pubblicare la legge, e il lavoro che è stato fatto direttamente con i tecnici, con gli esperti nostri, e quindi è una bozza definitiva, ma sarà poi pubblicata in